Buste! Marro! Scusa! Dai, ci troviamo con il tema e cantiamo buste! Sì, sì, sì! Buste! 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 Io vedo sempre tanta gente che butta buste! Approfitto per dire grazie. Approfitto per dire che Obama è un fantoccio, Berlusconi non è vero che è stato colpito dalla statuina del Duomo, secondo me. Io c'ho la paranoia, cioè dici che c'ho la paranoia, sai, dici che c'ho la paranoia, come se mi convincessi delle cose, come se pensassi tutte quelle cose, ehi, non mai essere. Così dice che c'ho la paranoia. Io mi sono convinto che Berlusconi ha organizzato tutto lui per portare a suo vantaggio l'opinione pubblica proprio in questo momento in cui stava veramente rovinato. Quindi lui ha architettato questa storia di farsi lanciare contro una statuetta. Dice che c'ho la paranoia, sai, dice che c'ho la paranoia. Cioè io per un certo periodo mi sono convinto che l'attentato dell'11 settembre dell'aereo che Berlusconi sbattono contro i palazzi in realtà è stato tutto organizzato sempre dal governo o comunque dalle lobby di potere mondiale per poter avere il consenso dell'opinione pubblica e poter fare guerre in territori che hanno ricchezze di cui gli Stati Uniti sono sprovvisti, tipo il petrolio o l'eroina. E qualcuno mi ha detto, dice che c'ha la paranoia, cioè è venuto vicino e mi ha detto, sai, tu c'hai la paranoia. Cioè io non lo so, io mi chiedevo ma com'è che da quando sono nato all'improvviso mi trovo già indebitato con lo Stato e senza aver fatto niente. Dice, ma perché? Io sono solo nato
E poi ho capito che in realtà il sistema bancario è fatto proprio in modo da creare debito su moneta che non esiste nemmeno. E qualcuno mi è venuto vicino e ha detto, sai, è venuto uno e ha detto, dice che c'è una paranoia. Cioè tu sei pieno di paranoia. Io poi ho capito, a un certo punto ho detto, ma che pensa a fare tutte queste cose, ma tanto a me che mi interessa. Poi ho iniziato a collegare che in realtà proprio anche le più piccole cose della mia vita sono influenzate da questo. Io faccio un lavoro che non mi piace perché ho bisogno dei soldi per campare e faccio un lavoro che non mi piace e sono triste e mi è venuta la paranoia. Doveva finire così da cazzo.